Oggi presentiamo I fochisti della vaporiera. Questo è un libro di Sergio Ricossa, un nome che magari non tutti conoscono, ma si tratta di uno dei più importanti economisti italiani del Novecento. Ricossa si è concentrato su un aspetto che in pochi considerano nell'ambito della ricerca economica, ovvero i condizionamenti, le culture e le mode che condizionano il pensiero economico. Nel suo libro passa in rassegna le principali teorie economiche del Novecento, raccontando quelli che sono stati i condizionamenti. Sceglie quindi di analizzare il contesto in cui si sono sviluppate la moda liberale, la moda keynesiana, la moda della programmazione economica, e così via. E quindi che cosa ha condizionato queste mode, come le chiama Ricossa? Beh, i valori culturali, i fenomeni di consumismo, la cultura, anche la letteratura in qualche modo ha condizionato gli economisti. Secondo Sergio Ricossa, ogni economista ha una sua filosofia di vita, da cui deduce il proprio modo di sentire l'economia. E non c'è nulla di male, a condizione che però questo pensiero e le preferenze personali non abbiano poi un impatto sulla vita dei cittadini, perché poi verranno trasformate in decisioni politiche. Quindi Sergio Ricossa lancia sostanzialmente una provocazione. Se è vero che gli economisti e le scuole economiche sono influenzate dalle mode e dalla cultura, allora è bene guardarli sempre con un certo scetticismo e con un approccio critico. Il libro si chiude con una bellissima appendice, un'analisi di Ricossa sui valori della libertà applicati all'economia e alla politica pubblica. Un testo degli anni 50 che ancora oggi fa venire i brividi. I fuochisti della vaporiera lo trovate in vendita su brunoleoni.it.